Passerei la parola per il CONAPO a Marco Piergallini, segretario generale aggiunto. Buongiorno a tutti, io la voce bassa. Grazie per essere qui, per aver sfidato il maltempo, per dare peso e importanza a questa manifestazione che il CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, condivide appieno. Nonostante il fenomeno delle aggressioni nei confronti dei Vigili del Fuoco sia molto meno diffuso rispetto a quello che subiscono le forze dell'ordine. Però noi siamo qui, condividiamo questi valori, condividiamo questo problema che però recentemente, devo dire, ultimamente è in crescita anche nei confronti degli stessi Vigili del Fuoco, e questo è un segnale purtroppo grave, perché significa che ormai si sta diffondendo un malcostume generalizzato, per cui la gente evidentemente si sente garantita a fare qualsiasi cosa, anche a aggredire dei servitori dello Stato. E ci rivolgiamo alla politica affinché cominci a fare qualcosa di reale. Qui di chiacchiere, di parola vuota, negli anni ne sono state fatte tante, ma adesso noi gli diamo un segnale chiaro e inequivocabile che, signori miei, colleghi tutti, può essere uno solo: le divise non si toccano, giù le mani dalle divise. È veramente inqualificabile, è veramente vergognoso che in televisione passano delle immagini dove ci sono degli operatori della sicurezza in divisa, dei Vigili del Fuoco, che vengono derisi, sbeffeggiati, aggrediti, come se nulla fosse. È veramente vergognoso, perché noi siamo dei servitori dello Stato, rappresentiamo lo Stato, e se consentono questo significa che lo Stato stesso si svilisce, si svuota di contenuti. E quindi chiediamo alla politica che finalmente faccia qualcosa di serio, un qualcosa di serio che passa anche attraverso le tutele legali. Noi purtroppo siamo gente esposta, noi dobbiamo prendere decisioni nell'immediato, nel giro di attimi, pochi secondi, a differenza di tanta gente che ha a disposizione giorni, settimane, mesi, per prendere una decisione. Noi dobbiamo decidere subito, e molto spesso siamo chiamati nelle aule dei tribunali a rendere conto di quello che abbiamo fatto nell'immediato, sotto pressione. E come siamo trattati? Siamo lasciati soli. Dobbiamo anticipare le spese, togliere i soldi dal bilancio familiare per le spese di tutela legale. Quindi noi chiediamo alla politica che finalmente vari delle norme tali che anticipi perlomeno le somme per la nostra tutela legale, per la nostra difesa in tribunale. È necessario ricorrere ad assunzioni straordinarie. A dire la verità, i Vigili del Fuoco recentemente hanno avuto un leggero incremento nella pianta organica, ma niente, nel mare delle necessità. Bisogna, e so che è un problema condiviso tra tutti i corpi dello Stato, siamo tutti pochi, siamo, purtroppo mi dispiace dirlo, siamo tutti vecchi e siamo tutti in trincea, tutti al fronte, fino al giorno della pensione, ci consumano fino al giorno che andiamo in pensione, non se ne può più, è necessario che la politica inizi con un piano di assunzioni straordinarie estese a tutti i corpi dello Stato. E qui arriviamo a un altro aspetto, anche, diciamo, di valorizzazione e di tutela di noi tutti. A dicembre del 2018 è scaduto il contratto ultimo. Se l'avessero rinnovato a dicembre di quest'anno scadrebbe quello che non è mai stato fatto. Sappiamo che sono in essere delle interlocuzioni tra amministrazioni per il rinnovo della tornata contrattuale, però a noi ancora non ci hanno chiamato, e sappiamo che i soldi che vogliono mettere sul piatto sono, ahimè, tanto per fare una cosa nuova, insufficienti. E questo è grave perché basta osservare quello che sta succedendo oggi, basta guardare i mesi del lockdown, di chiusura, dove l'Italia intera si è fermata, l'industria si è fermata,
i liberi professionisti si sono fermati, l'artigianato si è fermato, il pubblico impiego è stato trovato delle formule alternative, smart working, astensione volontaria, obbligatoria dal lavoro, tutte le forme possibili e immaginabili. A noi che ci hanno detto per strada, perché noi rappresentiamo lo Stato, eravamo quelli che dovevano garantire anche le misure straordinarie a difesa dei cittadini e delle istituzioni stesse. A noi non ci è stata data la possibilità di scegliere, ci hanno detto andate e zitti pure. Quindi significa che noi non siamo uguali a tutto il resto del pubblico impiego, e quindi una differenza rispetto a tutto il pubblico impiego come me la riconosci? Me la riconosci con lo strumento contrattuale, riconoscendomi degli aumenti sul contratto che necessariamente dovranno essere superiori a quelli che verranno riservati a tutto il resto del pubblico impiego. Ma questa tornata contrattuale dovrà prevedere anche l'aspetto normativo, perché nell'ultimo contratto, quello scaduto nel 2018, l'aspetto normativo è stato accantonato, e quindi abbiamo accusato dei ritardi colossali proprio nell'inserimento di tutte queste norme di tutela. E quindi dovrà essere riaperta questa tornata contrattuale sia dal punto normativo che economico. A dire la verità, recentissimamente con l'ultima legge del 2020, il decreto legge 76, ai Vigili del Fuoco sono stati riconosciuti 165 milioni, ma quella era una misura parziale di perequazione, perché per adeguare le nostre retribuzioni da sempre storicamente indietro rispetto alle forze dell'ordine e le forze armate. Il governo giallo-verde precedente aveva quantificato la differenza, il gap, in 216 milioni di euro. Il governo attuale, a cui diamo comunque merito, ce ne ha dati 165. Mancano ancora 50 milioni extra contratto. E noi sollecitiamo la politica affinché faccia un ulteriore sforzo e ci parifichi definitivamente a voi prima della riapertura della tornata contrattuale. Due parole. La previdenza complementare, un istituto nato nel 1995, quando è stato cambiato il sistema pensionistico da retributivo a contributivo, a tutt'oggi ancora stiamo a Caramico, e quindi anche qui sollecitiamo la politica affinché metta in atto tutto quanto necessario per avviare questa previdenza complementare, altrimenti saremo i futuri operatori della sicurezza dello Stato pensionato che andranno a mangiare alla Caritas. Concludo dicendo che il CONAPO in queste battaglie, in queste lotte per la tutela della nostra figura come servitori dello Stato, di cui tutti ne siamo fieri e orgogliosi, io di questo ne sono sicuro, sarà sempre a vostro fianco, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Viva i Vigili del Fuoco, viva le forze dell'ordine, viva le forze armate, viva l'Italia! Bravo! Grazie, complimenti davvero. Saluto che ci hanno raggiunto altri parlamentari. Grazie al SAPPE, grazie al CONAPO, grazie al Sindaco di Vigili, grazie all'ESSA, grazie al Simposio di Finanza, grazie all'FSP, ma soprattutto grazie al SAPPE.